Dal 2 maggio Rossini TV lancia un nuovo format dedicato ai viaggi e alla scoperta di territori e comunità. Gli youtuber Matteo Troia e Elena Biason ci porteranno due volte a settimana a sorseggiare tre tazze di tè. E questo il titolo delle Travel Stories che vi mostreremo ogni lunedì alle 12 e ogni giovedì alle 17. La nostra idea è nata un po' di anni fa, a partire da una mia passione per la fotografia e per i video di reportage e da una passione comune per i viaggi. Così è nato Tre Tazze di Tè, che Elena spiegherà il significato. Sì, ci piaceva dare un significato e un po' una filosofia anche al nostro modo di viaggiare. Infatti il modo in cui viaggiamo, in cui abbiamo anche visitato le Marche, è quello di cercare di essere il meno turisti possibile, insomma di entrare veramente sulle punte nelle comunità locali che visitiamo e che conosciamo. E appunto la filosofia da cui nasce il titolo prende proprio una frase del libro, dell'omonimo libro Tre Tazze di Tè, dove il protagonista fu ospitato da un villaggio del Pakistan dopo una spedizione andata male, e perché lì conobbe l'usanza del tè. Infatti la prima volta che bevi un tè con uno del villaggio sei uno straniero, la seconda sei un ospite onorato e la terza entri a far parte della famiglia. Nei nostri video cerchiamo di raccontare i luoghi che esploriamo, che visitiamo durante le nostre vacanze e cerchiamo sempre di dare un taglio quasi a documentario, a reportage del luogo che visitiamo per incuriosire le persone che ci guardano, ma soprattutto per portare alla luce le storie che incontriamo nei nostri spostamenti e nei luoghi che visitiamo. Ci piace molto raccontare storie e quindi i nostri video cercano di raccontare le storie di un luogo, magari di una comunità. Proviamo anche a intervistare spesso le persone delle città che visitiamo, ad assaggiare il cibo tipico, insomma a calarci con questa filosofia delle tazze di tè sempre più all'interno di un luogo per noi nuovo. È sempre bello pubblicare questi video perché al di là dei numeri riceviamo sempre dei feedback di persone, per fortuna la maggior parte sono di persone che ci fanno i complimenti e che grazie ai nostri viaggi possono viaggiare stando sul divano. La nostra speranza poi è di invitare queste persone a mettersi in viaggio anche loro come facciamo noi, come ci piace fare a noi.